bisogna fare della propria vita come si fa di un'opera d'arte. L'anno scorso si è celebrato il 150esimo anniversario della nascita di uno dei più importanti e controversi personaggi italiani, Gabriele D'Annunzio. La sua vita si afferma come indiscussa protagonista della storia e della letteratura del XIX e del XX secolo. Ed è proprio dalla straordinaria biografia del poeta abruzzese che prende spunto Gabriele D'Annunzio, Tra amori e battaglie, portato in scena al Teatro Duse fino a domani da Edoardo Silos Labini. Piano piano mi sono immerso nel mondo del Vittoriale, sono entrato dalla porta principale, ho letto tutto quello che c'era da leggere sul Bate, quello che hanno scritto su di lui, e piano piano ho fatto una trasformazione fisica che naturalmente poi in palcoscenico si vede ancora di più. Scritto da Edoardo Silos Labini e da Francesco Sala, con la consulenza di Giordano Bruno Guerri, il più autorevole biografo del Vate e presidente del Vittoriale, il testo sintetizza la vita di un artista che ha saputo imporre i propri sogni in un susseguirsi di amore, passione, infedeltà, avventure politiche mondane, ma anche autentiche provocazioni poetiche. D'Annunzio, amante instancabile dalla sua stanza del Vittoriale, rende omaggio alle sue donne attraverso i versi del piacere, del notturno, rivivendo il fuoco o la pioggia nel pineto in un'insolita versione elettronica. Il discoteatro, infatti, è l'innovativa forma di intrattenimento teatrale che Edoardo Silos Labini sperimenta da anni. La mediazione tra letteratura e musica diventa un insolito e stimolante ripasso della nostra storia, ma anche della letteratura nazionale.